collega Gigli, in cui mi ritrovo per altre questioni, ma devo dire su cui concordo praticamente in ogni parola del suo intervento. Un intervento intellettualmente onesto da parte di un parlamentare che sostiene la maggioranza governativa e, come ha giustamente ricordato il collega Bianconi precedentemente, questa riforma non deve essere una riforma del governo. Deve essere una riforma del Parlamento, deve essere una riforma partecipata, deve essere una riforma meditata, certamente spedita, come ci chiede il Presidente della Repubblica, ma meditata. La speditezza non deve in qualche modo confondersi, magari in qualche caso, con la prepotenza e la presunzione. Noi qui vogliamo porre il tema, come abbiamo cercato di fare in Commissione, il tema del federalismo fiscale. E chiaramente ci sono anche altri aspetti che meriterebbero interesse. Io semplicemente ne segnalo uno, cioè francamente il coordinamento di questa riforma con una legge elettorale che in qualche modo presupporrebbe premi di maggioranza sostanziosi, con la possibilità di in qualche modo riconoscere l'amnistia e l'indulto da parte di una sola Camera, mi lascia un attimino preoccupato, nella misura in cui in qualche modo chi viene eletto per governare poi ha di fatto la possibilità in qualche modo di autoassolversi dei propri peccati di governo. Detto questo, sul federalismo fiscale, noi abbiamo cercato in qualche modo di fare luce rispetto a un atteggiamento che ci sembra assolutamente condizionato da vicende di attualità e che in qualche modo non riflette in termini intellettualmente onesti rispetto a quella che è stata l'esperienza del cosiddetto federalismo. Dico cosiddetto perché in realtà il federalismo scritto nella Carta Costituzionale non è stato assolutamente attuato e il comportamento che è disdicevole, che in qualche modo si è tenuto, i comportamenti e i risultati che si sono verificati in alcune regioni, stanno proprio a testimoniare il fatto che in qualche modo l'incapacità molto spesso anche del legislatore nazionale, di stabilire le regole, come previsto attualmente dalla Costituzione, ha reso possibili questi comportamenti. Noi crediamo invece che l'applicazione appunto del federalismo e del principio di responsabilità in modo diffuso a livello di regioni ed enti locali avrebbe permesso proprio con questo meccanismo il valorizzare le esperienze positive e punire e sanzionare le esperienze negative. Quello che si vuol fare, partendo, ribadisco, e non si dovrebbe mai fare, trattando di Costituzione, partendo da episodi di attualità, costruendo, come si è fatto con le province, in un disordinato e confuso procedimento legislativo, arrivare a un meccanismo accentratore, centralista. Noi abbiamo usato questo termine in commissione, reazionario. Reazionario nel senso che va contro la logica e contro, diciamo così, quella che è la tendenza universale, cioè stabilire che il principio di sussidiarietà, che ricordo è alla base dei trattati originari dell'Unione Europea, ricordo che è la base costitutiva dell'Unione Europea, è un principio che deve essere declinato verso l'alto e verso il basso. Quello che viene fuori oggi a una lettura minimamente critica, soltanto attenta, del dettato costituzionale è un tentativo di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte che praticamente causerà dei disastri incredibili. Cosa succede? Succede che quello che era prima una competenza concorrente tra Stato e Regioni, cioè il coordinamento della finanza pubblica, viene portato alla competenza esclusiva dello Stato. Viene portato la competenza esclusiva dello Stato perché in buona sostanza si dice noi in un momento come questo, nel momento in cui in qualche modo dobbiamo rispettare i dettati, le indicazioni, le prescrizioni da parte dell'Unione Europea, non possiamo in qualche modo tollerare che ci sia una gestione della finanza pubblica non coordinata, confusa, in cui qualcuno non partecipa allo sforzo comune del rispetto di questi indicatori. Questo portare alla competenza esclusiva dello Stato potrebbe anche avere un senso nella misura in cui lo Stato legifera, ma legifera non semplicemente con la Camera dei Deputati. Nel momento in cui il Senato delle Autonomie in qualche modo viene investito dalla responsabilità di compartecipare in qualche modo alla definizione della legge di coordinamento della finanza pubblica, invece no.
invece no, il Senato delle Autonomie è soltanto una, diciamo così, una camera finta in cui non si può discutere di queste questioni, in cui si può mettere in atto quello che ha richiamato il collega Gigli, magari un atteggiamento vagamente ostruzionistico sulla legge di stabilità di finanza pubblica, adesso non so se cambierà nome perché ovviamente ci sono le mode del momento che in qualche modo definiscono questi concetti. Però il Senato delle Autonomie non può intervenire, al limite potrà intervenire con la terza Camera, con la conferenza Stato-Regioni-Città che in qualche modo, in modo assolutamente non trasparente, in modo non conosciuto né conoscibile, va a definire in base ai rapporti di forza le questioni finanziarie tra centro e periferia. Allora, questa scelta, che sarebbe stata quella più limpida, esauriente rispetto alla materia, cioè di investire il Senato delle Autonomie, qualora effettivamente il Senato, di Senato si trattasse, di questa questione, è stata esclusa proprio per l'atteggiamento complessivo reazionario centralista di portare in tutto in capo lo Stato. Ma non solo questo, non solo si porta quello che la Corte Costituzionale faticosamente, attraverso una serie di sentenze di giurisprudenza della Corte Costituzionale dal 2004 ad oggi, ha in qualche modo delimitato come competenze, cioè sostanzialmente lo Stato faccia i principi e le norme di dettaglio toccano alle regioni. No, qui addirittura, se andate a leggere la formulazione dell'articolo 119, non si porta in capo alla Camera dei Deputati, organo dello Stato, di fatto, il coordinamento della finanza pubblica. Leggete l'articolo, come giustamente il professor Gallo, credo il massimo esperto della materia, ha ben evidenziato nel corso della sua audizione. Si dice al comma 2 dell'articolo 119, in armonia con la Costituzione, se conto quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Quindi lo Stato è autorizzato in via costituzionale a intervenire in tutte le norme, anche quelle di dettaglio rispetto alla finanza di regioni e comuni. Ma perché dico che tutto questo, a parte, diciamo così, il conato reazionario e centralista, c'è anche una illogicità complessiva del sistema? Ma perché andate a rileggervi l'articolo 119, perché a questo punto, se questa è la vostra intenzione, abolitelo. L'articolo 119 parte così: i comuni, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Quindi autonomia finanziaria di entrata e spesa, ma dov'è l'autonomia di entrata e di spesa nel momento in cui è lo Stato che ne dispone le entrate e le spese? E in subordine, se la preoccupazione vostra, che in qualche modo è condivisibile ma che deve essere coordinata con quello che è il nuovo articolo 81 della Costituzione, è il rispetto delle prescrizioni, c'è stata una lettera del commissario Moscovici che è stata indirizzata addirittura al Parlamento, rispetto alla contabilità, alla compatibilità alle normative europee per quanto riguarda i bilanci. Se questo è vero, non bastava la clausola di supremazia che avete voluto introdurre al 117 come norma di chiusura e di cautela. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate a legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela di interesse nazionale. Se il coordinamento, non generale, ma di dettaglio, metteva a rischio questo tipo di rispetto delle prescrizioni europee, non bastava la possibilità, per carità, censurabile in ogni aspetto, per altro verso, da parte del Governo di intervenire e chiedere in qualche modo di porre rimedio per non pregiudicare questo tipo di rispetto degli equilibri di bilancio complessivi, del patto di stabilità, di convergenza con l'Europa. No, non basta neppure questo. Si deve andare appunto a scrivere, e guardate qui la contraddizione plastica evidente, mi rivolgo al relatore onorevole Fiano, ma che non si può non leggersi, nel momento in cui si dice i comuni, le città metropolitane, secondo comma dell'attuale articolo 119 uscito dalla Commissione, i comuni, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi e entrate propri. Ma dove, se è lo Stato che si richiama a sé la possibilità di stabilire, di definire limiti,
e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto giustamente disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Appunto, ribadisco, clamorosamente evidenziato dal professor Gallo nella sua audizione, ma io dico la beffa finale, in questa logica qui, e se andate avanti leggete l'articolo 4, la comma 4, il comma 4 è, diciamo così, l'epitaffio. Le risorse derivanti dalle fonti di quei commi precedenti, cioè delle risorse teoricamente autonome e dei tributi teoricamente stabiliti da comuni e regioni, assicurano, badate bene, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni. Cioè, quei tributi che non possono stabilire voi, nella Costituzione, secondo voi devono assicurare l'integrale copertura delle pubbliche funzioni che attribuite in base al dettato costituzionale a regioni e comuni. Ma qui qualcosa non funziona, ma è evidente che qualcosa non funziona. E per questo motivo, ma non per una battaglia politica pregiudiziale che noi comunque facciamo rispetto a una manovra costituzionale reazionaria e centralista, ma semplicemente per coordinare e rendere praticabile questa Costituzione che avete in mente di attuare, altrimenti torneremo davanti alla Corte Costituzionale in un infinito rimpallo di responsabilità in cui la Corte Costituzionale, in base agli umori dell'opinione pubblica, dirà che dobbiamo andare più verso il centro o più verso la periferia. Io voglio chiudere questo mio intervento dicendo che il bilancio, la valutazione delle esperienze di questi anni, ognuno la fa da sé. Certamente il riferimento, secondo me, non deve essere un dato standard nazionale, ma il riferimento deve essere a quelle regioni e comuni virtuosi che dovrebbe essere il modello per tutto il Paese. E continuo a pensare che il federalismo, cioè la responsabilità, cioè il principio di sussidiarietà, che ribadisco è la base fondante dei trattati dell'Unione Europea dal momento della sua nascita, debba essere riferimento a cui ispirarsi. E quindi questa norma, che mi sembrano norme costituzionali, vi dico in tutta franchezza, più ispirate dalla preoccupazione di un ministro dell'economia che scrive la legge di stabilità rispetto a un legislatore che scrive una Costituzione. Perché queste norme sono scritte con la stessa tensione con cui abbiamo scritto l'articolo 81 della Costituzione. E oggi in tanti, in qualche modo, si rendono conto che scrivere la Costituzione sotto la dettatura delle emozioni o dei problemi imminenti del momento non è esattamente il modo più corretto di operare. Allora, gli emendamenti di assoluta ragionevolezza che noi abbiamo proposto e che riproporremo per l'Aula, in cui si faccia chiarezza, si porti il coordinamento generale della finanza pubblica, come giusto che sia, per assicurare, se questo è il problema, nei confronti dell'Unione Europea, la garanzia del rispetto di quegli indicatori che poi originano ovviamente politiche anche di ritorsione, lo si porti verso la competenza statale, ma si lasci gli ambiti di autonomia e di responsabilità agli enti locali e alle regioni. Altrimenti siate coerenti, toglietevi la maschera, abolite l'articolo 119 della Costituzione, torniamo, non dico al 1948, torniamo anche a prima del 1948, dove un sano, reazionario e centralista potere aveva in qualche modo la garanzia di controllare tutto quello che succedeva in questo Paese e di garantire magari di arrivare anche a quota 90. Non penso che né il governo né i relatori vogliono andare in questa direzione e vogliono andare verso la libertà, il federalismo e la sussidiarietà. Grazie.